Buongiorno dal Corriere di Sciacca, da Giuseppe Recca. Oggi è martedì 12 aprile. Non c'è pace a Sciacca per i quartieri Carbone, Foggia, San Marco e Maragani. Sono serviti da un tratto di rete idrica che è un vero e proprio colabrodo, con una media di almeno un paio di rotture al mese. Ieri c'è stato un nuovo guasto, i residenti sono preoccupati che possano esserci disservizi nei giorni delle feste pasquali. La società AICA ha riferito che ci sono lavori in corso e che si spera di completare entro breve per poi riprendere l'approvvigionamento idrico. Agrigento, la frazione balneare di Cannatello cambia volto. Rispettando i tempi previsti, in via Farag sono stati completati i lavori di ripristino della viabilità e sistemazione delle opere di protezione marina. Le opere permetteranno di ridurre il rischio di estensione del fenomeno di dissesto, limitandone l'avanzamento. Permetteranno inoltre l'utilizzo della strada comunale senza limitazioni di portata e transito. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha archiviato, accogliendo la richiesta del PM Chiara Bisso, il procedimento nei confronti degli ex consiglieri comunali di Agrigento, Alfonso Vassallo, Francesco Picone, Alfonso Mirotta e Antonio Cicero, e dell'ex presidente provinciale di Confartigianato, Francesco Giambrone, accusati a vario titolo di truffa e falso nel contesto di una inchiesta condotta dalla Procura su presunti artifici messi in atto per ottenere rimborsi e gettoni di presenza non dovuti. Con la chiusura dell'intesa con il gruppo che fa capo agli ex consiglieri comunali Alberto Sabella e Pasquale Bettivegna e all'ex assessore Nino Venezia, il candidato a sindaco di Sciacca Ignazio Messina porta a 5 il numero di liste che lo sosterranno alle elezioni del prossimo 12 giugno. All'interno del gruppo civico ci sono adesso ben 4 ex assessori della Giunta Valenti. Venezia si aggiunge a Mandracchia, Bellanca e 7 casi. Adesso si guarda alle proposte delle altre forze politiche, Mizzica, centrosinistra e centrodestra. In quest'ultima area politica è spuntata nelle ultime ore con maggiore forza la proposta di candidare a sindaco Salvatore Monte. Calcio, vincendo ieri pomeriggio al Gurrera 5-1 contro l'Akragas, la squadra juniores dell'Unitas Sciacca ha vinto il girone agrigentino del campionato Under 19 e accede alla finale regionale. Le reti sono state segnate da Graci, Balneare, Patti e Presti. Una cavalcata trionfale quella dei ragazzi di Verde e Crivello, un traguardo che il calcio saccense non tagliava da decenni. Il prossimo 8 maggio è prevista la fase regionale con le vincenti degli altri raggruppamenti provinciali. Ciclismo, il saccense del Racing Team Agrigento, Joan Pedro Fazio, ha vinto a Mussomeli la maglia di campione regionale allievi nella prova unica del campionato di Coppa Sicilia XCO. Ennesima bella prova per Fazio che nella categoria allievi sta dimostrando di essere il più forte in Sicilia. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Naturalmente sul nostro sito tutte le notizie e gli aggiornamenti di questa giornata, martedì 12 aprile. Appuntamento a più tardi per ulteriori aggiornamenti del TG Flash.